Buongiorno ragazzi, eccomi tornate in un nuovo video. Siamo sveglie, non da tantissimo in realtà, io e le piccole, perché ci siamo svegliate insieme. Ho appena dato da mangiare a Moka. Tra l'altro domani fa 3 mesi e è cresciuta rispetto a quando l'abbiamo presa, però non è cresciuta tantissimo. Joy, a differenza dal secondo al terzo mese, era cresciuta di più. Comunque adesso ho qui in mano i biscottini da dare a Joy, che è qui ai miei piedi, che li vuole. Due biscottini. Seduta, seduta. Uno, due. Tu Moka hai già mangiato, amore. Tre, prendi l'ultimo. Bravissima. Era da un sacco di tempo che non bevevo il cappuccino ormai, erano mesi che non lo compravamo più al supermercato. Ieri siamo andate a fare la spesa, quindi ho ripreso una bella scatola di cappuccini, ho preso la versione più grande. Tra l'altro stavo pensando, quasi quasi, visto che ho il giorno libero oggi, potrei farvi vedere anche cosa ho comprato al supermercato ieri. Visto che molto spesso mi avete chiesto di fare video svuota la spesa, potrei farvi vedere le cose che ho preso all'interno di questo vlog. Potrebbe essere carino, sì, quasi quasi, dopo essermi truccata e essermi vestita, vi faccio vedere le cose che ho preso. Tra l'altro sono stata anche a recuperare ieri pomeriggio, prima di andare a fare la spesa, siamo andati a recuperare il tostapane perché mi hanno chiamata, è arrivato, quindi sono subito corsa a prenderlo. Ancora non l'ho tolto dalla confezione perché volevo farlo insieme a voi. Quindi dopo lo spacchettiamo insieme e vediamo, vedo dove posizionarlo qui sulla cucina perché non ho ancora idea di dove metterlo. Così scoprite anche il colore che mi ha regalato. Assaggio questi biscottini che ho preso all'Esselunga perché ieri siamo andati, oltre al nostro solito posto del cuore, al supermercato dove andiamo sempre, siamo stati anche all'Esselunga per vedere un po' i prodotti che c'erano. Inizialmente la nostra idea era quella di fare la spesa lì, poi invece siamo tornati nel nostro supermercato preferito perché innanzitutto troviamo le cose super velocemente perché ormai sappiamo a memoria dove sono disposte le varie cose nei vari reparti e quindi andiamo subito sul sicuro e facciamo una spesa velocissima. Mentre all'Esselunga, non essendoci mai stati, essendo anche quello molto grande, abbiamo fatto un po' di fatica a trovare le varie cose, quindi abbiamo preso giusto qualcosina per provare un po' di loro prodotti, però devo dire che sinceramente i prezzi dell'Esselunga sono molto più alti rispetto a quelli dove andiamo solitamente noi. Noi di solito andiamo al Tosano, che però ve lo dico subito è una catena di supermercati che si trova soltanto qui nel nord Italia. Vi dico così perché quando quest'estate ho comprato il frappuccino caramel da frigorifero di Starbucks, in tantissime mi avete chiesto dove avessi trovato i prodotti Starbucks e li avevo trovati lì al Tosano, però poi cercando su internet ho scoperto che questa catena di negozi si trova soltanto qui nel nord Italia e se non ricordo male si trova soltanto in Lombardia. Comunque noi ecco andiamo sempre lì ormai perché ci troviamo molto bene e ripeto i prezzi sono molto più accessibili rispetto a quelli dell'Esselunga che alcune cose erano davvero molto molto care per quanto mi riguarda. Adesso finisco la colazione, vado a prepararmi, poi torno da voi. Rieccomi tornata, truccata, vestita un attimo più decente. Tra l'altro, un paio di giorni fa ho fatto i boccoli e ci sono ancora un po' di ondine. Poco, è molto naturale come cosa, però devo dire che non mi dispiace. Comunque, a parte questo, capelli a parte. Sto registrando appunto con la macchina fotografica nuova e l'altra volta mi sono accorta poi quando ho caricato il video di non aver impostato il filmato nella qualità più alta, ovvero in 4K. Adesso sento che la mano mi sta tremando tantissimo. Alcuni mi hanno detto che 4K
quando specialmente quando tengo la macchina fotografica in mano c'è un po' di traballio. Questo è dato perché la macchina fotografica non ha lo stabilizzatore automatico, quindi qualsiasi micro movimento io faccia nella ripresa si percepisce. Quindi mi sa che adesso mi metto sul cavalletto come ho fatto prima, così l'inquadratura è bella, bella ferma e non dà fastidio a nessuno. Comunque questa macchina fotografica mi sta piacendo davvero molto e sono super soddisfatta della qualità. Detto questo, vado a recuperare il tostapane e vediamo che colore ho ricevuto. Ed eccomi qui, pronta a farvi vedere il tostapane. Sono super contenta perché lo desideravo da tantissimo. In realtà lo volevo acquistare ancora prima di avere una casa. Poi tra una cosa e l'altra non l'ho mai preso ed è finalmente arrivato questo Natale. Mia sorella ha azzeccato alla grande. Mi abbasso perché ce l'ho qui. Allora, prima di farvi vedere il tostapane, vi mostro anche le pinze, perché non sono comprese nel tostapane. Quindi se si vogliono fare i toast, cosa che io amo, e volevo questo tostapane più che altro proprio per fare i toast, non soltanto per scaldare il pane, ho dovuto prendere, insomma, mi hanno regalato anche le pinze, che sono delle semplicissime pinze in acciaio. Ve le faccio vedere. Ta-da-da-da. Eccole qui, una e una due. Ma adesso veniamo al tostapane, che è qui, quindi mi accuccio per recuperarlo. Vediamo quanti di voi hanno indovinato il colore. Ta-da-da-da. Eccolo qui, si è visto, azzurro. È il mio colore preferito di tutta la linea di tostapane, comunque accessori che ha fatto la Smeg. Secondo me questo è il colore più bello. Adesso lo apriamo perché ancora non l'ho aperto. Volevo proprio farlo insieme a voi e sono stata molto brava. Allora, qui vabbè, c'è il manuale di istruzioni che dopo mi leggo velocemente. Voilà. Ed eccolo qui, facciamo una cosa di questo tipo, ok? Ed eccolo qui, che bello, è bellissimo. Ed eccolo qua, guardate quanto è bello, mi piace tantissimo il colore. E questo comunque è già molto grande, ma l'altro, il primo che mi hanno regalato, ripeto, per chi non avesse visto il video dei regali di Natale, mia sorella ha preso quella misura perché in negozio di questo colore era disponibile solo il tostapane più grande, quindi me l'ha preso giusto per avere il regalo da darmi. Però anche lei, anche i miei genitori erano consapevoli del fatto che forse questa misura era l'ideale, infatti poi appunto sono andata a cambiarla. Anche lui comunque non è per niente un tostapane piccolo, anzi, ed è talmente bello esteticamente che lo voglio mettere qui sulla cucina per forza, non voglio nasconderlo. Quindi adesso devo trovarci un angolino dove lo potrei mettere, perché dove abbiamo le prese ci sono entrambe le macchine del caffè, quindi ho una macchina a sposto, cioè la tolgo, oppure metto il tostapane vicino alla macchina del caffè e sposto il portacapsule, magari, non lo so, devo un attimo capire, vediamo. Questa è ufficialmente la posizione del tostapane che ho messo qui nell'angolino e devo dire che mi piace molto. Qui cosa ho fatto? Ho tolto semplicemente un contenitore in latta e l'ho aggiunto qui in alto, vicino all'altro un pochettino più grande. Poi qui ho lasciato il tagliere, che tra l'altro non vi ho più fatto vedere. Questo tagliere l'ho preso da IKEA e quello che c'era prima l'abbiamo eliminato perché si era un po' rovinato. Quindi questo, che prima era sull'isola, l'ho messo qui, e sull'isola ne ho messo un altro che dopo vi faccio vedere. Qui ho messo il rotolo vicino al dispenser per il sapone.
Ho messo il rotolo con la carta e qui ho lasciato così com'era, quindi l'angolino caffè. Mentre il nuovo acquisto è stato questo tagliere che ho preso da Casa Shop, è molto più grande rispetto a questo dell'IKEA ed è molto simile in realtà perché è sempre in bambù, però questo ha la possibilità di essere utilizzato in entrambi i lati perché come vedete anche qui c'è la... come chiamarla? L'alzatina per poterlo fissare, cioè per poter far sì che resti fisso, fermo qui, sul piano di lavoro, quindi si può utilizzare in entrambi i lati. È molto comodo perché è bello bello grande e riesco a fare davvero un sacco di cose qui sopra senza rovinare il piano della cucina. Mi piace tanto anche perché dà quella botta di colore, quindi adoro. Adesso vi faccio un veloce svuota la spesa. Prima vi mostro le cose che ho preso da Esselunga. Allora, partiamo da... perché adesso non voglio fare confusione. Partiamo dalle focaccine. Abbiamo voluto provare a prendere le focaccine dell'Esselunga. Quelle piccoline sono buonissime, sono classiche focaccine all'olio, davvero davvero buone. Ne avevo già mangiate due ieri sera prima di preparare la cena. Poi ho preso, abbiamo preso questi spiedini con pollo e alloro, sono tre spiedini molto abbondanti, grigliata, speciale grigliata Esselunga, non avendo mai provato prodotti, la carne, insomma, dell'Esselunga, ho voluto provare a prendere soltanto questi spiedini. Vi farò sapere come sono. Poi abbiamo preso, cioè per me ho preso perché Steno li mangia, le mazzancolle sgusciate. Queste mi piace farle o semplicemente come spiedini gratinati in forno, oppure mi piace metterli negli gnocchi con le zucchine. E altrimenti insomma li mangio semplicemente così con un po' di salsa rosa, però solitamente li utilizzo di più o con gli gnocchi oppure con cioè facendoli al forno come spiedini. Poi che altro abbiamo preso? L'impasto per la pizza. Ieri sera abbiamo fatto la pizza, quindi l'impasto non ce l'abbiamo più. Devo dire che è uscita bene, mi aspettavo qualcosina in più, però beh, comunque era buona. Poi abbiamo preso queste pastine, questi Cocco Ciò, che sono dei biscotti, dei biscottini, delle palline al cioccolato ricoperti con il cacao, con il cocco. Adesso quasi quasi questo lo voglio assaggiare. Allora guardate, eccoli qua, i biscottini, queste palline di cioccolato con il cacao, vediamo come sono. Buonissimi! Praticamente dentro c'è proprio questa pastina di cocco ricoperto al cioccolato fondente, poi sopra ci sono ancora le scaglie di cocco. Davvero una bomba, super buono. Poi sono corsa nel freezer a prendere, prima di dimenticarmi, a prendere il gelato che abbiamo preso all'Esselunga, questo della Grom. E il gelato, questo ha il gusto di crema di cromo, quindi il classico gelato alla crema. Non l'ho mai provato questo gusto, quindi sono davvero molto molto curiosa. Questo gelato costa parecchio, perché questo barattolo da 313 grammi l'abbiamo pagato 6 euro e qualcosa, 6 euro e 40 se non ricordo male, che è davvero tanto, costa praticamente più di un gelato in gelateria quasi. Però ho voluto provarlo perché questi della Grom sono davvero molto buoni. C'erano diversi gusti, abbiamo voluto provare questo alla crema, che stasera magari già assaggiamo, però lo rimetto subito in freezer nel congelatore così non si scioglie. E poi l'ultima cosa che abbiamo preso all'Esselunga sono stati questi biscotti Esselunga Equilibrio, biscotti ai cereali. A me piacciono tantissimo i biscotti ai cereali, quindi quando ho visto questi ho voluto provare a dargli una chance. Insomma, li abbiamo presi, ripeto, non ho mai provato niente delle cose dell'Esselunga, quindi sono molto curiosa. Esselunga, spesa molto molto veloce, come avete potuto vedere. Adesso andiamo alla spesa un po' più consistente. Parto dalle cose del frigorifero, così poi le rimetto subito via. E partiamo dalle cose già pronte, perché in questo fantastico supermercato si trovano sempre delle cose squisite, già pronte, a prezzi molto molto accessibili. Ho preso queste capesante gratinate, io amo le capesante fatte al forno, cioè sono buonissime. Queste le ho pagate 5,41 euro e sono 7 capesanti, io con queste praticamente pranzo, cioè me le faccio tutte al forno e mangio senza
senza aggiungere altro. Quando sono di fretta, magari devo andare a lavoro e non ho molto tempo per cucinare, prendo queste cosine qui che sono molto molto buone, ce le mangio proprio volentieri. E in più non mi fanno perdere molto tempo, perché devo mettere un attimo in forno, una 5-10 minuti insomma, per scaldarsi, e sono pronte per essere mangiate. Stessa cosa, abbiamo preso il sauté di vongole, ragazze. Il sauté di vongole che fanno loro è la fine del mondo, è davvero buono. Noi con questo ci facciamo gli spaghetti. Quindi io devo semplicemente mettere il sauté in pentola, lo faccio scaldare, aggiungo giusto un filo d'olio e un pochettino di aglio tritato, e voilà. Il piatto di spaghetti alle vongole è pronto, mi basta solo buttare la pasta. Questo è un piatto che ci piace davvero molto, non sempre si trovano, perché capita che per delle settimane non si trovano e poi invece li ripropongono e vanno sempre a ruba, quindi appena ci sono li prendiamo subito al volo. Poi abbiamo preso delle salamine, anche queste sono molto buone, sono leggermente saporite perché all'interno c'è l'aglio. Ci piacciono molto, anche queste per delle cene molto veloci, accendiamo la griglia, le mettiamo su e sono pronte. Poi Ste ha preso gli hamburger, lui mangia tantissimo l'hamburger in casa e ne ha presi tre. Questi sono hamburger di Chianina, dice che sono molto molto buoni, infatti ultimamente si orienta sempre su questo tipo di hamburger. Poi ovviamente il cheddar da mettere sull'hamburger. Carne, abbiamo preso le finissime sottili fette di petto di pollo. Mangiamo molto volentieri il pollo, specialmente lui mangia molto volentieri il pollo. E invece poi per me, perché queste le preferisco io, abbiamo preso la lonza a fettine di maiale. Queste mi piacciono molto, infarinate leggermente, poi messe in pentola con un filo d'olio. Passiamo agli yogurt, questi sono tutti all'albicocca, questi solitamente li prende Ste per andare a lavoro. E poi ne abbiamo presi altri due della Müller stavolta. Abbiamo lo yogurt cremoso al caffè, mi piace davvero tanto. E poi abbiamo preso questo un po' più goloso alla crema di Chantilly. Poi Ste ha preso tre confezioni di prosciutto crudo. Ultima cosa, anzi no, penultima cosa di frigorifero, gnocchetti freschi di patate, questi di Giovanni Rana sono i miei preferiti. Questi li faccio, come vi dicevo prima, con le zucchine, i gamberetti e un po' di zafferano, e sono davvero buonissimi. Poi mascarpone, questo qua della Granarolo. Ho preso il mascarpone perché vogliamo fare un piccolo tiramisù, quindi ho preso questo da 500 grammi. Ovviamente abbiamo preso anche i pavesini, ma mi sono completamente dimenticata delle uova, non ho preso quelle, quindi in questi giorni andrò a prenderle. Poi salamino, ho preso questo, il cacciatore italiano, è buonissimo. E ogni tanto magari come aperitivo insomma ci facciamo qualche fettina di salame. Poi abbiamo preso le lattughelle classiche passate al forno, arriva tra poco carnevale, quindi nei supermercati ci sono già un sacco di queste cose. Abbiamo preso quindi una confezione di questo, e in pasticceria, perché c'è anche il banco pasticceria, abbiamo preso delle frittelle ricoperte ripiene di crema. Sono una bomba, perché guardate quanto sono grandi. Cioè, queste non sono delle frittelle, queste sono delle mega frittelle. Poi la crema dentro è buonissima ed è proprio super super farcita. Ne abbiamo mangiate un paio ieri sera, queste le conserviamo per stasera, sono davvero una bomba. Poi abbiamo preso 6 Mars, anche questi li ho presi perché è in programma nelle prossime settimane, mese, perché comunque hanno una scadenza molto lunga, di fare la torta di Mars, che ci piace molto, quindi ogni tanto faccio anche questa torta, molto dietetica devo dire, molto. Poi abbiamo preso questi pan pizza sapori e piaceri, sono praticamente delle bruschettine con sopra il pomodoro, un po' di origano e forse anche l'olio, esatto, olio di girasole. Sono buonissimi da mangiare così, sgranocchiare magari prima di cena o con un po' di affettato, davvero buonissimi. Poi ho preso i crostini dorati classici, questi della San Carlo, anche loro sono buonissimi. Questi mi piace mangiarli o semplicemente così al naturale, oppure mi piace metterli nelle passate di verdure, davvero davvero ottimi. Poi per quanto riguarda il bere,
Ora non vi faccio vedere tutto, comunque prendiamo solitamente questo succo di frutta della Santal. Scelgo questo perché è nel cartone, perché purtroppo comunque, come avete visto, c'è tanta plastica, quindi almeno sulle cose che posso, insomma, sulle cose che posso scegliere, preferisco prendere le cose non in plastica. Quindi il succo lo prendo sempre, questo della Santal, perché appunto è nel cartone, di solito ne prendiamo un paio e ci orientiamo o sull'albicocca oppure sulla pesca. Adesso ne ho preso uno giusto per farvi vedere. Poi non vado a recuperarle, comunque abbiamo preso 6 bottiglie da 2 litri di acqua e 2 bottiglie di estate al limone, il nostro tè preferito. Adesso metto tutte queste cose in frigorifero e recupero le cose che ci sono invece in freezer, sono giusto 2 cosine. Mi sono dimenticata di farvi vedere i panini per fare gli hamburger. Solitamente prendiamo questi mega maxi hamburger con semi di sesamo, questi sono davvero giganti, e questi li abbiamo presi all'Esselunga, li trovo anche al Tosando, vendiamo di solito, però questi li abbiamo presi all'Esselunga ieri. Poi come patatine fritte ultimamente ci stanno piacendo tantissimo, ormai da un mesetto qualcosa stiamo prendendo sempre questa marca, o meglio questa tipologia, perché le pizzoli di solito le prendiamo sempre, però stavolta in quest'ultimo mese ci siamo orientati su queste extra fini, fiammiferi, croccantissimi, sono davvero buonissime, ricordano molto quelle delle McDonald's per la loro consistenza. Queste di solito le facciamo o in forno oppure semplicemente fritte classico modo, e ne ho prese 2, però ve le faccio vedere soltanto una. Poi per quando siamo super di fretta, vogliamo fare una cena in super velocità, o per me è un pranzo super veloce, i bastoncini di Capitan Findus, sono 10 bastoncini, buoni, mi piacciono, è una delle mie marche preferite per quanto riguarda, insomma, cose surgelate, bastoncini e quant'altro. Poi pizza, ovviamente ogni tanto, cioè non può mancare in un congelatore una pizza surgelata, e noi prendiamo queste buitoni perché all'interno ci sono 2 pizze margherita, di solito prendiamo anche quelle della pizza regina, per esempio quella sfiziosa con il pesto, i pomodorini, è davvero buonissima. Stavolta però abbiamo preso una classica margherita. Sto cercando di ricordare se vi ho fatto vedere tutto, se mi sono dimenticata qualcosa, però insomma bene o male le cose che abbiamo preso questa settimana sono state queste. Ho acceso il forno, come si può intravedere lì, perché adesso vado a pranzare e faccio le capesante, come vi dicevo prima. Un pranzo super veloce, però sono troppo buone, e direi che poi mi metto subito all'editing di questo video, così se riesco ve lo pubblico già domani. Sono comunque contentissima di come ci sta il tostapane. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete azzeccato il colore oppure no, era abbastanza ovvio, però perché sarebbe potuto arrivare anche bianco, visto che mi piace tanto il bianco, invece azzurro l'ha azzeccata alla grande. Comunque chiudo qui questo video, anche perché fra pochissimo, fra pochi minuti, mi ha appena chiamato una persona che deve venire qui a casa, quindi è meglio chiudere il video. Se questo video vi è piaciuto, spolliciate ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Un bacione, alla prossima, ciao.